Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in una nuova puntata dell'Urbex Novela, perché l'Urbex italiano è una grande e infinita telenovela. Quindi mi siedo, sigla e vediamo che cosa ci hanno portato di nuovo i nostri adorati o odiati lavandai. Rieccoci qua in una nuova puntata dell'Urbex Novela, perché appunto fine periodo che ha colpito tutti quanti, in particolar modo i lavandai, perché appunto già non hanno una vita nella normalità, figuriamoci nei periodi così improvvisi. Allora, è uscita un po' in ritardo, anche perché appunto dal 3 hanno riaperto finalmente le regioni e io nel weekend me la sono svignata fuori dalla Lombardia. Sono andata innanzitutto fuori dalla Lombardia a fare Urbex e poi sono andata a trovare la mia amica, nonché l'amorosa di Albifotto, con il quale uscirà una nuova collaborazione. Abbiamo visto una bella casa abbandonata e quindi insomma uscirà anche il video di quello. E niente, quindi andiamo per ordine e vediamo le ultime novità, perché anche questa puntata è ricca di gossip e quant'altro, e non dite che non mi seguite, perché vedo che ho più visualizzazioni nelle puntate dell'Urbex Novela che nelle puntate Urbex. Evidentemente questa rubrica vi piace e non dite di no, perché mentite sapendo di mentire. Allora, i bicchieri in vendita. Uno che tanto mi criticava, a cui piace il pesce, io dico sempre andate a vedere il mio profilo Instagram dove ci sono i cari saluti e capite sempre tutto. Allora, lui che tanto criticava me e quant'altro, però dalla Villa dei Segreti ha preso un set di bicchieri che ha rivenduto sulle piattaforme marketplace. Quindi, visto che tanto rompi a me e fai peggio di me, almeno chiuditi la bocca. E io non voglio più sentirti parlare di me, perché mi hai veramente scocciato. Ti dico solo questo. Altra persona che mi ha altrettanto scocciato è la leader delle panca bestia, perché a sto giro l'ha fatta veramente grossa. A parte voler tirare la sostanza addosso a quella ragazza, adesso probabilmente ce l'ha con me, anzi leviamo il probabilmente e vi spiego subito. Mi è arrivata una richiesta d'amicizia da uno di Data Hewlett e sto qua, vabbè, io gliel'ho accettata per vedere fino a che punto sarebbe arrivato. E poi non sapevo che Mr. Zin Zin, perché lo chiamerò così, fosse il suo ragazzo, finché appunto non sono stata contattata per dirmi: Gianna, attenta, perché quello è il suo ragazzo e te l'ha mandato lei per controllarti su Facebook. Ma che cosa pensavate di trovare nel mio profilo Facebook? Perché io non è che pubblico le mie cose personali nel profilo personale o comunque nelle altre piattaforme, perché le mie cose private rimangono private e fuori dai social. Quindi ti è andata rovinosamente male, se non una figura clamorosa. E tra l'altro, niente, questa persona ha una pagina di archeologia industriale e io gli ho chiesto se mi pubblicizzava le foto, ma ha fatto giù una menata dicendo: eh no, ma le persone con cui collaborano hanno dei problemi con te, quindi no, gli faccio o tu pubblichi una mia foto, altrimenti hai contro me, ti sei fatto una nemica e la nemica adesso ce l'hai. Uno, per questa scemata che mi hai detto che tra l'altro i lavandai che pubblicano le foto su quella pagina fanno delle foto insulse e non se li calcola nessuno, e tra l'altro sono tutti panca bestia, quasi. Tra l'altro quello col dito mozzo che c'ha sempre sta maschera da coniglio, io ragazzi mi sono scimmiata con quella maschera da coniglio e lo voglio nei miei video fetish. Cioè, dovete convincerlo a girare dei video fetish con me, perché boh, ma mi ha fatto pigliare la scimmia per quella maschera di coniglio. E vabbè, insomma, ognuno c'ha i suoi, ragazzi.
sarà, boh, che, vabbè, insomma, mi fate poi venire in mente queste cose. E allora niente, quindi io l'ho sgamato perché poi me l'hanno detto, mi fanno, guarda che il suo ragazzo e te l'ha mandato per controllarti. Io adesso non so, cioè, veramente a che livelli sono arrivati, cioè, ma io che poi con questa non ci ho mai scambiato mezza parola e questa mi odia. Vabbè, ma poi odiarmi così tanto, anche perché Mr. Zin Zin mi continuava a fare, a parte complimenti troppo artefatti, come se io non me ne accorgessi, ma continuava a insistere di andare in Romagna a fare Urbex con lui. E io secondo te sono così stupida ad accettare il tuo invito? No, adesso spiegami. Accettavo il tuo invito che così mi trovavo quell'altra? Ascolta, non sei furbo per niente, quindi almeno non prestarti a questi magheggi perché, come vedi, ti è andata rovinosamente male, ci hai fatto una brutta figura. Tra l'altro, ovviamente c'è anche il caro saluto per lui su Instagram e che screenshottasse pure quello alla sua cara amichetta piuttosto che accompagnarla a fare un TSO visto quello che vuole fare alle persone. Anche perché tutta sta gente pare uscita dal cert, quindi ecco, ho già detto tutto e vedo che poi non mi esprimo perché poi vabbè. E allora niente, quindi l'ho sgamato e ho detto vabbè, screenshot anche questo. E tra l'altro ho anche messo delle belle recensioni sul suo posto di lavoro. Perché tra l'altro ho anche beccato dove lavora. Io l'ho detto, è meglio avere contro i lavandai che la malatita, perché io poi non sono limitata come loro, ma ho il cervello che funziona bene e quando poi ho le mie idee, basta. Ok, quindi insomma è venuto fuori sto discorso che appunto. Allora, poi vi avviso, se siete amici della, sempre di quella lì, levatevi dai miei profili perché tanto poi vi becco e vi svergogno. Quindi, se le volete così tanto bene da farvi male per, in onore suo, divertitevi, però io con, né con lei né con i suoi amici ci voglio più avere a che fare. Quindi non mi infastidite, tra l'altro io Urbex so già con chi farlo, eccetera, eccetera. Quindi evitate anche di invitarmi e quant'altro perché tanto nel 99% dei casi vi dico di no. Anzi, colgo anche l'occasione per dire questo. Se mi riconoscete per strada, perché appunto mi sta succedendo, di non salutarmi nemmeno in lontananza, mi dà fastidio. Non ho un bel carattere, ho un carattere piuttosto scorbutico, quindi evitate di avvicinarvi a me o di salutarmi, ok? Tra l'altro poi evitate anche di chiedermi di fare Urbex, di partecipare alle mie esplorazioni, perché tanto io è ben raro che accetto. Evitate, anche perché poi a me contattano più che altro le donne. E ma a me piace, però se ci sei tu è meglio, no? Ascolta, io uno non ti conosco e due, se ti piace proprio fare Urbex, prendi le tue gammine e vai a fare Urbex. Cioè, non è che ci vuole il libretto delle istruzioni per farlo, eh? Come ho imparato io, imparano anche le altre persone. Quindi, e poi, sempre il discorso delle coordinate, ormai non le do più a nessuno, quindi non venitemi più a chiedere niente, perché appunto, uno non ho tempo per andarle a cercare e due, non vedo perché dovrei aiutarvi visto che nemmeno mi conosco. Se sganciate il cash, allora il discorso cambia. Pagate e io con tanto amore nel cuore vi do la coordinata che vi interessa. Io lo dico sempre, insomma, io cerco sempre modo di fare cash. Per quanto riguarda molte donne che fanno Urbex, io la mia idea me la sono già fatta. Sono praticamente delle donne che hanno ricevuto il regalo, la Reflex. Hanno una vita noiosa, ordinaria e vogliono dare brio con dell'Urbex. Ecco la verità, perché poi le porti non si sanno nemmeno muovere. Cioè, io che molto spesso vado anche da sola e sono uscita indenne. Non è un'impresa così complicata fare Urbex da sole. Quindi evitate veramente di venirmi a dare fastidio sui social per questo, anche perché, lo ripeto, ho un carattere pessimo, ho un carattere scorbutico e soprattutto se io sui miei gruppi metto le foto con Venus, non mi venite a rompere perché vi caccio dal gruppo
e vi prendete anche una bella dosina di parole. Ad alcuni è successo perché appunto sui gruppi che amministro, sulle mie pagine, vige la tirannia. Se non vi va bene, o vi caccio io. Allora, quindi intanto sì, mi ha contattato anche la dominatrice con cui collaboro, che vuole venire a fare Urbex con me. E quindi andremo lì per fare anche qualche bel video fetish. Sì, alla faccia vostra. Tiè. Allora, poi vediamo. Ah, sempre con Albifoto ce l'avete, perché continuo a ricevere commenti bigotti oppure mail dove viene minacciato, perché poi le leggo queste cose e rido come una matta. Lui è anche fin troppo diplomatico. Se ricevo io certi messaggi, finiscono sulle mie belle piattaforme e ci guadagno pure. Quindi, insomma, adesso vediamo. Ok. Poi sempre il discorso del David di Donatello. Cioè, veramente, oh. Prima ce l'avevate con Venus, ma con sto cacchio di Davide di Donatello, che poi era una roba brutta, cioè era questo robo qua, così che poi non l'ho mai visto di persona, nemmeno mi interessa, con sto David. E sempre quella hater zona Varese, che tra l'altro ci avrà 50 anni per gamba, ha visitato un posto abbandonato in vita sua, ossia la colonia Luraschi, e per lei è fare Urbex, un posto, vedi, che io fossi sua figlia mi vergognerei di averla come madre, perché al posto di dedicarti ai tuoi figli vai a fare la stupida a insultare la gente online, tra cui me. E questa sempre sulla pagina dei grandi stellati. Visto che uno di quegli stellati, friulano con la maschera da maiale, che è disoccupato appunto, gli do il lavoro come sguattero a casa mia, questo qua praticamente è andato ancora a mettere i miei video sulla pagina degli stellati, non sapendo che così mi fai solo che pubblicità. Infatti mi sono aumentati gli iscritti e ovviamente gli stellati hanno tolto tutto. E lei, sempre questa hater, ha scritto: magari il David diventa la nuova stella del web. Cioè, che battuta scema è? Tanto tu diventi solo la stella, adesso non mi far dire parole che non devo, che sennò YouTube mi censura. Ma tanto se io ti incontro dal vivo te lo dico. Secondo me ti nascondi pure perché c'hai vergogna. E niente, quindi è andata così. Quindi insomma, questo friulano ce l'ha con me ancora. Vabbè, che poi tra l'altro ha anche chiesto di iscriversi al mio gruppo Urbex for Passion. Cioè, vi rendete conto la coerenza? Non mi segui, mi odi, però vuoi iscriverti al mio gruppo. Vabbè, un'altra cosa, forse, se dovessi perire prematuramente, ho trovato l'erede di Venus. È una persona che conosco da 10 anni, che rispetto, che ho visto questo weekend. Non è una persona molto interessata ai social, men che meno che all'Urbex, visto che ho chiesto se voleva venire, ma ha detto no, vai da sola, fai te. E a me non interessa, però vediamo. Se dovessi perire prematuramente, hai già un erede. Quindi, tra l'altro, anche la beffa che finirebbe una persona che lo intende. Direi che per quest'Urbex novela ci siamo. Sono stata sintetica, ma appunto ho una serie di cose da fare oggi, ma volevo tenervi aggiornati sul gossip Urbex, tanto ci sono sempre tante novità succulente, quindi farò un video più lungo la prossima volta. Quindi ci vediamo presto. Ciao ciao!